Stamani all'auditorium del Rettorato dell'Università D'Annunzio Chieti Pescara si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Centro di Formazione Comunitaria Europe Direct Chieti. Nel corso dell'evento è stata sottoscritta la convenzione con il partenariato del centro, composto da enti pubblici e privati tra Regione Abruzzo, Ordine dei giornalisti, Camera di Commercio Chieti Pescara e anche la nostra emittente Rete8 con la firma del direttore Carmine Perantuono. L'evento, alla presenza di Massimo Progno, capo team comunicazione della Commissione europea, rappresentanza in Italia, con l'apporto per l'organizzazione di Annalisa Michetti, referente del Centro di Informazione Comunitaria Europe Direct Chieti. Ascoltiamo la prorettrice dell'Università D'Annunzio, la professoressa Augusta Consorti. L'importanza della giornata di oggi è dimostrare che l'Ateneo d'Annunzio, con la gestione del centro Europe Direct, è al fianco del territorio e vuole aiutare il territorio ad informarsi su quelle che sono le opportunità offerte dall'Europa per migliorare, diciamo, culturalmente ed economicamente il territorio. È un altro segnale di ripartenza, così come ne abbiamo avuto nella settimana scorsa, che ci fa ben sperare che le cose miglioreranno. Stiamo uscendo da questo periodo tremendo e lo stiamo facendo nel miglior modo possibile. L'Unione fa la forza, diversi partner che si sono uniti proprio per questo, per la voglia di ripartire. Assolutamente sì, e solo con la cooperazione e la collaborazione di tutti gli enti e di tutte le associazioni interessate allo sviluppo del territorio si possono raggiungere importanti traguardi.